Siamo? Ci siamo? Ok, siamo. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al professore, professor Zioppanti, il massimo esperto, diciamo, della sindone. La sindone è quella cosa che misteriosa di cui tutti quanti magari parlano, è un mistero tra fede e scienza. E il professore è uno dei massimi esperti appunto della materia della sindone. Siamo ben contenti e ben felici di averla qui a San Benedetto, soprattutto in questo duplice incontro che si terrà ora, con argomentazioni diciamo meno religiose, mi sembra aver capito, e più scientifiche. E poi questa sera alla Chiesa della Marina, alla cattedrale, invece ci sarà più la forma più religiosa. Lascio la parola all'amico Gino Micozzi, all'architetto, e li saluti anche lui, e poi lasciamo la parola chiaramente al professore, che vediamo l'ora di ascoltarla, ecco. Grazie. Grazie. Grazie Sindaco, buonasera a tutti voi partecipanti a questo incontro che l'amministrazione comunale ha voluto e ha cercato, grazie alla disponibilità del professor Fanti. Abbiamo organizzato due appuntamenti oggi, uno è questo che si protrarrà da qui in poi, che si occupa l'incontro sul tema della Sacra Sindone, tenuto appunto dal professor Giulio Fanti, docente dell'Università di Padova. La Sacra Sindone, conservata presso il Duomo di Torino, è la reliquia più importante della cristianità ed è l'oggetto più sconvolgente e studiato al mondo. L'irrigidezza nel telo di lino la rende un oggetto enigmatico, un mistero, ed è riconosciuta una possibile, tangibile testimonianza della resurrezione. È certamente un'immagine che non lascia indifferente nessuno. La Chiesa Cattolica non obbliga i suoi credenti alla devozione di questa reliquia, che la tradizione afferma che avvolse il corpo di Gesù Cristo dopo la morte sulla croce. Sebbene sono innumerevoli gli indizi a favore e tante le concordanze con le descrizioni di Gesù nella Bibbia. Abbiamo proposto due appuntamenti distinti e separati. Il primo in questa sala, mentre l'altro è questa sera alle 9:15 presso la cattedrale Madonna della Marina della città di San Benedetto. Il primo incontro, quello di oggi, ha per tema la sindone e le ultime scoperte scientifiche. Ha quindi un carattere puramente scientifico, basato esclusivamente sui risultati delle recenti ricerche effettuate sul lenzuolo di lino che ad oggi risulta irriproducibile in tutte le sue caratteristiche. Il secondo incontro di questa sera in cattedrale invece ci sarà un confronto con i testi del Vangelo e di cui il telo sembra offrire una descrizione figurativa di quanto essi narrano. La sindone è un mistero che continua a richiedere un atteggiamento di ricerca di spiritualità e storico-scientifica. Giulio Fanti è professore associato di misure meccaniche e termiche presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e studia questo tema dagli anni 90 con oltre 170 articoli ed è autore di 8 libri specifici sull'argomento. Il professor Fanti coordina da più di 10 anni
un gruppo di ricerca di circa 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo, Schroed Science, che si interessa e discute degli aspetti esclusivamente scientifici riguardo alla sacra sindone. Quindi non ho altro da aggiungere se non mettermi in religioso silenzio ad ascoltare il nostro professor Fanti. Prego la parola, prof. Grazie per l'organizzazione di questo incontro. Buonasera a tutti. Allora, come è stato detto, questa prima parte riguarda più che altro la parte scientifica. Sacra sindone, mi sentite? Sì? Sacra sindone, un mistero che sfida la scienza. Quindi cercherò di mettere in evidenza soprattutto i risultati scientifici, anche se non è così facile, perché come ha detto San Giovanni Paolo II, la scienza e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Quindi per arrivare alla verità non si può separare completamente scienza e fede, bisogna procedere per strade parallele, ma a un certo punto, quando si trovano certi risultati, bisogna arrivare a fare un confronto mediante il quale si arriva a conclusioni più attendibili. Ecco, allora passo subito al... qui ci sono due dei testi che sono poi disponibili sul banchetto in fondo. Ve lo dico adesso perché mi fanno tante volte la domanda: che differenza c'è fra i due? Sindone, nel primo secolo d.C., l'ho scritto con un mio tesista, il quale ha fatto dei lavori molto interessanti sulla Sacra Sindone, per cui l'ho premiato per questo. È un libro sempre a livello divulgativo, ma prevalentemente è scritto dal punto di vista scientifico. La Sacra Sindone di Gesù Cristo invece fa un po' una sintesi di quello che è riportato dal punto di vista scientifico e poi sviluppa qualcosa più legato alla fede. Come introduzione adesso parliamo dal punto di vista scientifico, anche se ovviamente se solo si parla di risurrezione, la risurrezione va al di fuori della scienza perché è un fenomeno non riproducibile, e quindi permettetemi dopo di fare anche un cenno a questo, perché non si può parlare di una cosa senza l'altra. Nel modo dal punto di vista scientifico, la Sacra Sindone è l'oggetto archeologico più studiato al mondo. È l'unica reliquia che vanta decine e decine di pubblicazioni a livello internazionale scientifico, e non mi risulta appunto che altre reliquie siano alla pari. È un tessuto di lino a spina di pesce in dimensioni 4,4 x 1,1, e qui abbiamo una copia ridotta. Avevo anche la copia in scala 1:1, ma lunga il doppio, sarebbe stato un po' problematico disporla. Questa qui è in scala 1:2, dove vediamo appunto che viene a essere riprodotta la parte più importante, che è questa immagine corporea frontale e dorsale, che è meno facile da vedere. Questa qui è una copia didattica, quindi ha più alto contrasto, ma se qualcuno di voi è stato a Torino a vedere l'originale, fa più fatica a percepire queste immagini corporee. Vi faccio subito un commento riguardo a questi segni marroncini più scuri, che sono quelli che saltano subito all'occhio, sono molto meno importanti, sono quei segni dovuti a un incendio di Chambéry del 1532, quando la reliquia si trovava piegata in 48 parti, in un reliquiario d'argento. Tra l'altro posso confermare questo perché ho trovato ancora delle micro goccioline d'argento mescolate in mezzo al lino, e piegate in 48 parti. Questo bordo qui toccava il reliquiario e quindi si è strinato, bruciacchiato in parte. Questi fori triangolari, che sono stati poi rattoppati dalle suore Clarisse di Chambéry nel 1534,
Questi fori sono stati provocati molto probabilmente da una trave in legno infuocata che dal tetto cadde, sfondò il coperchio del reliquiario e perforò strato per strato così. Ecco perché vediamo questa forma pseudo triangolare che si ripete nelle varie aree. Però questa appunto è la parte meno importante. Quello che ci interessa molto ma molto di più è la doppia immagine corporea, frontale e dorsale, dell'uomo che è stato avvolto. E perché è interessante? E perché ci sono decine e decine di pubblicazioni a livello internazionale. Perché questa immagine la tocchiamo, la misuriamo, però non possiamo riprodurla e nemmeno possiamo anche ipotizzare con certezza come si sia formata. Sono state fatte tante ipotesi, ma non si riesce neanche a avere un qualche cosa di sicuro. Poi vedremo qualche ipotesi anche abbastanza nuova, però per il momento sono solo ipotesi non verificate. Qualcuno continua a dire in televisione che l'ha riprodotta, ma ovviamente è impossibile, è riprodotto dal punto di vista macroscopico sì, ma a livello microscopico è impossibile arrivare a questo. Mostra due immagini frontale e dorsale di un uomo gravemente ferito, incoronato con spine, flagellato e crocifisso. Ecco, questo non è che noi qua vediamo la corona di spine e vediamo il flagello. Vediamo i segni di, per esempio, se osserviamo in corrispondenza della schiena, vediamo tutte queste ferite che sono correlabili a un flagello. L'ho ricostruito sulla base appunto di quello che ho visto sulla Sacra Sindone e probabilmente sono stati utilizzati anche altri strumenti, ma questo era il flagello che ha lasciato i segni principali. Cioè un manico, un certo numero di cordicelle, potevano essere 3, 7, adesso non lo so, all'estremità c'erano questi piombini della superficie molto ruvida che provocavano le cosiddette ferite lacero-contuse, contusione al corpo, lacerazione e poi lo striscio. Non so se avremo tempo, poi vedremo meglio anche nel dettaglio questo. Ecco, ad ogni modo vediamo i segni di flagello, vediamo anche qua, ma non vediamo effettivamente il flagello stesso perché ovviamente non è stato messo insieme al sepolcro. Poi anche se fosse stato messo non è detto che avrebbe formato la sua immagine. Non ho capito come mai si è spostato, ad ogni modo, vabbè. Speriamo che le altre slide vadano bene. È incoronato con spine, flagellato e crocifisso. Più che altro adesso andiamo a vedere e di capire perché sono state formate queste due immagini e che cosa si vede. Allora, innanzitutto prendiamo l'immagine frontale, la giriamo di 90 gradi e la vediamo qui proiettata. Ecco, già se lo giriamo di 90 gradi percepiamo un po' meglio le fattezze di quest'uomo, ma se guardate questa immagine in negativo la percepite meglio. Perché? Tant'è vero che si dice che l'immagine sindonica è come un negativo fotografico. Semplicemente perché le parti più evidenti, per esempio la punta del naso, eccetera, sono quelle che sono state, tra virgolette, bruciacchiate da questa intensa energia che appunto ha strinato, bruciacchiato, diciamolo così, anche se è un qualche cosa di molto particolare, e quindi ha formato questa immagine più marroncina. Però se voi mi guardate la punta del naso, la vedete, credo, più chiara di queste zone e delle guance. Viceversa, qui invece noi vediamo la parte più scura. Ecco quindi che se noi invertiamo l'immagine, perché il nostro sistema occhi-cervello percepisce come prominenti le parti chiare, ecco che percepiamo molto meglio le fattezze anatomiche di quest'uomo. Altra cosa da capire subito, questo braccio è il braccio destro o il braccio sinistro? Ecco, allora, innanzitutto andiamo a vedere come fu avvolto e perché ci sono due immagini frontale e dorsale soltanto, non immagini laterali. Allora, questo qui questa è la fotografia del cosiddetto presepe pasquale sindonico che abbiamo realizzato in varie parrocchie nel periodo della Quaresima. E raffigura appunto una delle scene, la deposizione di Gesù nel sepolcro.
Mezza Sindone è stata messa sulla pietra tombale, questa, sulla quale poi è stato appoggiato il corpo. Lateralmente probabilmente sono stati messi rotoli di bende impregnate di sostanze antiputride, aloe, mirra, eccetera, e poi l'altra mezza sindone è stata messa sopra, questa. Quindi quando c'è stata quell'esplosione di energia, quella radiazione, chiamiamola come vogliamo, ma fenomeno agente a distanza, quando c'è stata appunto quell'esplosione, si è formata l'immagine frontale, qua sopra, che è questa, dorsale, qua sotto, ma non laterale, perché c'erano le bende che impedivano il formarsi di questa immagine. Ecco, detto questo, torniamo alla domanda che vi ho fatto prima, questo ferito dal chiodo, l'altro ha portato un modello di chiodo, vado un po' così a ruota libera perché ci sarebbero tanti argomenti, quello che mi viene in mente, vediamo un po' di tirarlo fuori. Ecco, questo è ovviamente una copia di un cosiddetto chiodo da polso, cioè utilizzato per inchiodare la zona mano-polso, probabilmente inclinata in questo modo. Queste sono le dimensioni, perché pensiamo a 2, 3, 4 cm al massimo per il polso, 4 cm circa per il passaggio del legno della croce e poi almeno 1-2 cm per ribattere il chiodo perché non venisse fuori. Ecco, questa ferita qui, ricordata appunto anche sulla Sacra Sindone, è la ferita alla mano destra o mano sinistra? Ecco, se noi, così a vederlo sembrerebbe appunto la mano destra, invece è la mano sinistra. Perché? Perché noi dobbiamo pensare al lenzuolo che avvolgeva, una volta che lo dispieghiamo, il destro diventa sinistra e viceversa. Quindi l'immagine negativa, vedete, riporta anche l'immagine riportata specularmente. Quindi questa è come una fotografia, perché vedremo appunto. Io tra l'altro sto scrivendo adesso un libro in inglese, poi vedremo quando avrò tempo di tradurlo, è intitolato La fotografia divina, perché appunto studiando l'immagine, secondo me, non si può arrivare diversamente a una conclusione. Ecco, questa è come la fotografia dell'uomo se ce lo trovassimo di fronte. Vedete qui, braccio, mano, sinistra. Altra cosa, se noi osserviamo questa immagine in negativo, vediamo che il sangue risulta chiaro. L'immagine è come un negativo fotografico, ma il sangue invece è tale quale. Quindi ho fatto questa elaborazione fotografica del volto, dove ho riportato l'immagine in negativo con sovrapposto il sangue in positivo. E questo credo che vedete anche qua, questa ingrandita, secondo me è una delle migliori immagini che ci raffigurano il volto di Gesù della Sindone. Qualche cenno storico. Allora vedete un percorso con qualche punto di domanda, perché ancora ci sono indizi storici ma non prove certe. La Sindone si trovava a Gerusalemme nel 30-33 d.C., probabilmente 33 d.C., ma probabilmente non fu tessuta a Gerusalemme o in Palestina. Questo è stato anche dichiarato da esperti palestinesi che hanno fatto l'analisi e hanno detto che non è un tessuto di quelle parti. Vedete, punto di domanda India, perché da un'analisi del DNA delle polveri prelevate dalla Sindone, aspirate dalla Sindone, quindi polveri di contaminazione, pensate a 2000 anni di persone che toccano, baciano questa reliquia, hanno lasciato il loro DNA. E circa un terzo del DNA è caratteristico di persone indiane. Di conseguenza questo fa pensare che la Sindone sia stata filata e forse anche tessuta in India e poi importata a Gerusalemme 2000 anni fa, quando il commercio con le Indie era molto fiorente. Molti storici la vedono a Edessa, l'attuale San di Urfa in Turchia, intorno al 200-900 d.C., ma altri invece ipotizzano un percorso leggermente diverso, qualcuno la vede a Beirut e poi tutti però sono concordi sul fatto
che era sindone, fu a Costantinopoli, almeno dal 944 fino al 1204, quando ci fu la caduta di Costantinopoli, e la sindone fu portata via dai crociati insieme a tante altre reliquie. Posso confermare sul sicuro, appunto adesso vi faccio vedere anche perché, che a Costantinopoli, almeno in questo periodo, fu vista, perché un'analisi numismatica dimostra proprio questo, una ricca analisi numismatica. Poi ci sono alcuni percorsi un po' discutibili, diciamo così, e nel 1353, quindi più di un secolo dopo, ricompare a Lire in Francia, sicuramente, e qui la sicurezza sta nel fatto che è disponibile un ricco scambio epistolare fra l'allora possessore Geoffroy de Charny, il vescovo della zona, il re di Francia e l'antipapa, che si contendevano appunto le reliquie, eccetera eccetera. Nel 1502 fu portata a Chambéry, sempre in Francia. 30 anni dopo ci fu appunto l'incendio di cui abbiamo parlato prima, e poi fu portata a Torino nel 1578, dove rimane anche fino ai giorni nostri, tranne però qualche sporadico passaggio, sporadico di qualche anno anche, in seguito soprattutto alle guerre. Durante l'ultima guerra mondiale fu portata per esempio a Montevergine. Ecco, vi parlavo prima dell'analisi del DNA, e come vedete il 55,7% del DNA trovato sulle polveri aspirate dalla sindone risulta di persone di razza palestinese, però come quantomeno medio orientale. Notate il 5,6% soltanto di contaminazione europea, quindi molto probabilmente ci sono stati pochi europei che hanno avuto modo di baciare, contattare, toccare quantomeno la Sacra Sindone, e c'è un 38,7% di DNA indiano, che fa pensare appunto una notevole contaminazione da quel punto di vista. Allora, le ipotesi sono due a questo punto: o nel passato non risulta documentato che ci furono centinaia, migliaia di indiani che andarono a baciare la sindone quando si trovava magari a Costantinopoli, ma sembra abbastanza strano, se no la cosa più facile è pensare che è stata filata e magari anche tessuta in India. Periodo di Costantinopoli, sicuramente vi dico, la sindone fu vista almeno dal 692 in poi, perché questo è il solido aureo coniato dall'imperatore Giustiniano II, che ha raffigurato il volto di Cristo sindonico. Qui c'è scritto Gesù Cristo, re dei regnanti, e vedete la similitudine che c'è con il volto di Cristo. Ecco, io ho fatto anche coniare delle medagliette proprio che riportano questa immagine, giusto per farvi capire, in una monetina grande così, 20 mm circa, come l'incisore bizantino, che non sembra avesse la disponibilità di lenti di ingrandimento, è riuscito a riprodurre un volto molto simile a quello della Sacra Sindone. Tra l'altro, a parte tutto il resto, osservate che il primo volto di Cristo non è quello di un volto di un uomo bello. Sapete che dalla Bibbia risulta che Gesù è il più bello fra gli uomini, ma qua risulta un volto tumefatto, asimmetrico, eccetera eccetera. E subito c'è da porsi il quesito: ma perché Giustiniano II, come prima moneta, proprio fece coniare un volto così brutto, diciamo così, così torturato, eccetera? La risposta è proprio perché l'incisore prese spunto dalla Sacra Sindone. Perché però dal 692 e non prima? Voi sapete che però a livello ebraico era vietato, il Deuteronomio vietava di riprodurre Dio in volto umano, eccetera, solo poteva essere il simbolo, il pesce, eccetera.
Però l'82esimo canone del Concilio Trullano permise proprio nel 692 che Gesù fosse raffigurato come uomo. Ed ecco che lo stesso anno, e dallo stesso anno in poi, gli imperatori bizantini coniano una serie molto numerosa di monete col volto di Cristo. Qui vediamo in piccolo il solido aureo, ingrandito il volto di Cristo del solido, confrontato col volto sindonico. Vedete la sovrapposizione fra i due volti, non si vedono differenze notevoli, e questi sono i punti di congruenza che ho elencato qui, non ho tempo adesso di discuterli uno per uno, ad ogni modo eventualmente poi, se volete, potrete farmi qualche domanda a questo riguardo. Vi faccio vedere questi punti perché da questi punti poi ho fatto un'analisi probabilistica e è venuto fuori un risultato eclatante. È il risultato che l'incisore bizantino che ha prodotto questa immagine aveva solamente 7 probabilità su un miliardo di miliardi di ottenere quel risultato senza aver visto la sindone. Ecco perché vi dico che sicuramente la sindone fu vista nel periodo di Costantinopoli. Qualche importante aspetto scientifico, devo dire innanzitutto che ho avuto la fortuna di avere diversi tesisti che si sono laureati con me in ingegneria meccanica facendo la tesi sulla Sacra Sindone. E ecco, questo è uno studio, per esempio, che mi ha permesso di capire come quest'uomo fu avvolto nella Sindone. Qui è stato utilizzato un manichino numerico, semovibile, e è stata determinata la posizione più probabile di quest'uomo sulla base della congruenza posta in diversi punti di questo telo numerico riportato in verde. Ecco, vedete che, come è riportato qui, Gesù della Sindone non poteva avere una disposizione perfettamente orizzontale, anche se fu posto appunto su una pietra tombale orizzontale. Perché? Perché aveva una rigidità cadaverica molto sviluppata che aveva acquisito in una posizione diversa. Se noi lo guardiamo in questa posizione, vediamo testa chini in avanti, ginocchia parzialmente piegate in seguito al rilassamento della parte delle spalle. E questa è la posizione tipica di un uomo crocifisso, a parte le braccia che sono state ovviamente movimentate per entrare nel sepolcro. Ma una cosa, se voi osservate i piedi, vedete che i piedi non sono distesi come in questa ricostruzione, perché lì fu utilizzato un programma antropomorfo che permetteva tutti i movimenti dell'uomo. Qua invece bisogna tenere conto del fatto che per i piedi fu utilizzato un chiodo di queste dimensioni, è stato utilizzato un solo chiodo, piede sinistro davanti al piede destro, che appunto ha infilato il crocifisso dei piedi e martellando appunto ha lussato le caviglie in modo tale da distenderlo di più di quello che vediamo qui, che vediamo qui, lo vedete un po' meglio in questa riproduzione. Non entro più di tanto nel dettaglio di altre cose, semmai appunto chiedetemi. Preferisco invece sottolineare alcune cose che sono abbastanza nuove, che però sono state pubblicate su articoli scientifici internazionali. Questo qui per esempio è Journal of Cultural Heritage, e quindi cose certamente controllate da referi che prima di pubblicare questo articolo hanno controllato effettivamente quello che andavo a scrivere. E qui c'è una cosa interessante secondo me, perché sono state trovate tracce di probabili monete bizantine di elettro. Ecco, queste sono le zone dove è stata fatta un'aspirazione delle polveri, questi sono è uno dei filtri e queste marroncine sono le polveri aspirate, che sono state studiate sotto vari aspetti anche dal punto di vista delle particelle metalliche. E tra le polveri aspirate è stato trovato l'elettro. L'elettro, non so se lo conoscete perché è una lega attualmente pochissimo utilizzata, è una lega di oro, argento con piccole percentuali di rame.
veniva proprio utilizzata per la monetazione bizantina. Quindi trovare particelle di elettro è una conferma del fatto che le monete bizantine hanno in qualche modo contaminato la Sacra Sindone. E questa è una di queste delle monete di cui vi parlo. Qui vediamo Gesù Cristo in trono, un elettro bizantino coniato dall'imperatore Emanuele I, periodo 1143-1180. Quello che è interessante è che questa particella, vedete che è molto piccola, pochi millesimi di millimetro, che è stata trovata sulla Sacra Sindone, ha più o meno la stessa percentuale della lega di questa moneta qui. Quindi è facile pensare che monete di questo tipo siano state utilizzate in qualche modo per contaminare la Sacra Sindone. Ma come? Ecco, questa fotografia secondo me è interessante perché vediamo la fotografia di una fibra della Sindone, fibra di lino. Fibra di lino tranciata longitudinalmente. Questo fatto fa pensare che ci sia stato uno sfregamento fra la moneta e il lino proprio della Sindone, che è stato appunto tagliato in questo caso longitudinalmente, e una particella di questa moneta si è imprigionata nel lino stesso. Io mi ero fermato lì, però mi scrive un amico americano e mi dice: ma guarda che questa è una prova molto interessante del fatto che i bizantini facevano reliquie. Effettivamente la Sacra Sindone non era chiusa in un cassetto, come dico io, così, effettivamente in un reliquiario dove appunto è praticamente vietato l'accesso ai vari studiosi. Una volta invece ogni sabato, c'è scritto proprio che ogni venerdì, scusate, nella chiesa di Santa Maria Blachern a Costantinopoli veniva esposta la Sindone, proprio così, liberamente. E quindi è facile che i pellegrini che avevano le monete di Cristo le strisciassero sulla Sacra Sindone per formare reliquie per contatto. E quindi si spiegherebbe tutto. Quindi questa è una prova aggiuntiva del fatto che la Sindone esisteva intorno al 600-700 d.C. La Sacra Sindone è impregnata di sangue, altro argomento che sarebbe molto da approfondire, però abbiamo poco tempo, quindi devo correre un pochino. Qui vediamo alcune zone dove ci sono diverse macchie di sangue, prevalentemente di sangue post-mortale, probabilmente anche qualche traccia di sangue premortale. Adesso c'è un'amica americana che sta scrivendo proprio un libro, io sono il suo editore, che appunto sta proprio studiando le tracce di sangue che sono sulla Sacra Sindone. Vediamole un attimo. Allora, questa è la ferita da chiodo nella zona mano-polso, non proprio polso ma mano-polso, perché quello che noi vediamo è il foro di uscita, e il foro di uscita è in corrispondenza del polso, contrariamente a quello che si credeva fino a un po' di tempo fa. Probabilmente il chiodo, per qualche motivo che adesso non abbiamo tempo di approfondire se mai chiedetemi, è stato infilato non perpendicolare al legno ma inclinato così, e è passato in questa fascia di nervi che tengono, appunto, questo, mi dicono gli anatomopatologi, che tengono il peso dell'uomo della croce inchiodato sulla croce, e invece uscì in questo punto qui, quindi inclinato in questo modo. Poi ovviamente raddrizzato, pensate appunto al dolore aggiuntivo che ha avuto quest'uomo, e questo spiegherebbe anche il fatto che in questa fascia che è abbastanza resistente, il chiodo, tirando in questo modo, ha retratto il polso, e infatti noi vediamo che ci sono le mani col polso, col pollice, scusate, non il polso, ma il pollice è retratto sotto il palmo della mano. Ecco, questa è la ferita al costato destro, ferita della lancia di Longino, che ha appunto verificato la morte di Gesù. E sapete che uscì sangue e acqua, dicono i Vangeli. Effettivamente uscì sangue e siero. Il sangue, parte corpuscolata rossa, è quella che si vede.
Il siero invece non si vede a occhio nudo, si vede ai raggi ultravioletti e si vede proprio un contorno che appunto va a confermare questo. La corona di spine non la vediamo, ma vediamo le ferite in corrispondenza della nuca e, vediamo meglio qua, in corrispondenza della fronte e delle tempie. Queste sono le ferite legate appunto all'incoronazione di spine. Qui vediamo i segni di flagellazione di cui abbiamo parlato prima, soprattutto concentrati in corrispondenza della schiena, ma però distribuiti lungo tutto il corpo, anche se ho dovuto inventarmi un po' questi segni laterali che non si vedono, e qua vedete queste bande bianche sono quelle appunto che non sono riprodotte nella sindone, perché appunto c'è solo l'immagine frontale e dorsale, qua c'erano probabilmente le bende che hanno impedito la formazione dell'immagine. In corrispondenza dei piedi abbiamo visto la ferita da chiodo, tipo questo, e se noi andiamo a ingrandire questa zona qui, vediamo queste crosticine ingrandite qui così. Ci sono tante micro crosticine di sangue deteriorato, sangue di 2000 anni fa, che tra l'altro è stato anche esposto a quell'esplosione di energia che ha formato l'immagine, quindi ulteriore deterioramento. Questa è una crosticina di qualche millesimo di millimetro che ho fotografato al microscopio ottico e che però presenta, come vedete, un colore molto strano. Voi sapete che una crosticina di sangue dopo qualche giorno al massimo diventa marroncino scuro. Qui il sangue è ancora rosso. Come mai? Ecco, molti scienziati hanno cercato di fare ipotesi per spiegare questo, ma secondo me non sono ancora arrivati a dare una risposta ben precisa, non so neanche se ci arriveranno. Rivediamo dopo questo discorso, se mai. Vi ho parlato adesso delle ferite di Gesù della Sindone a livello macroscopico, quelle che si vedono chiaramente così a occhio nudo, ma ci sono dei segni anche a livello microscopico e anche a livello nanoscopico. Che ingrandisce mille volte quello che ingrandisce un microscopio ottico, e proprio con questo particolare microscopio è stata trovata creatinina con ferritina. Qui ne vedete un'immagine, questi sono 20 milionesimi di millimetro, quindi non 20 millesimi ma milionesimi, e creatinina con ferritina risulta essere tipica di una persona duramente torturata in seguito alla degradazione delle fibre muscolari prodotta da trauma. Queste sono fotografie invece fatte a microscopio ottico, mille volte ingrandimento circa, e questa sostanza che copre la fibra di lino è biliverdina, riconosciuta tramite analisi spettrale Raman. E sono venuti fuori questi risultati che sono coerenti con la biliverdina. Biliverdina che è il prodotto ossidativo del sangue causata anche questa da trauma, cioè degradazione dell'emoglobina. Credo che anche voi abbiate visto la biliverdina, se avete preso un bel corpo che ha prodotto versamento di sangue sotto pelle, dopo qualche giorno si forma come un alone verdastro che è appunto prodotto dalla biliverdina. Quindi anche a livello microscopico risulta chiaramente che Gesù fu torturato duramente. Ecco, ritorniamo al discorso un attimo del sangue rosso. Questa è una fibra impregnata di sangue e anche in questo caso vediamo che il sangue è molto rosso dopo 2000 anni. Come mai? Ecco, si parla addirittura di rosso perché è sangue vivo. Questo non l'ho detto io, ma l'ha detto un anatomopatologo che ha osservato queste cose. Mi ha lasciato un po' perplesso, perché non è che il sangue viva, ma mi ha spiegato che intende sangue vivo come appena pompato dal cuore. E quindi forse questo è un messaggio aggiuntivo che però appunto deve essere un attimo spiegato. Quello che è interessante è che è coerente con un presunto miracolo eucaristico, mi hanno dato da studiare anche questo,
Questo qui vedete, è questa macchiolina rossa, corrisponde a un presunto miracolo eucaristico dopo che un'ostia cade per terra e con un fazzolettino di lino è stato ripulito il pavimento, messo in acqua secondo la procedura della Chiesa, e dopo un po' di tempo sono venute fuori queste macchioline. Macchioline che sono ancora rosse. Questo è l'ingrandimento, questa qui è una piccola parte che ho analizzato e che appunto tengo sotto controllo, 50 millesimi di millimetro questo segmento qui, questi sono fili di lino, e dopo 2 anni il sangue è ancora rosso. Ecco perché vi presento il miracolo eucaristico, presunto ancora, che in qualche modo potrebbe essere di aiuto nell'interpretazione di quello che vediamo sulla Sacra Sindone. Tra l'altro, di miracoli eucaristici, forse ne avrete anche qualche esperienza qui da voi, anche nel Veneto se ne sono verificati diversi, e soprattutto in questo periodo, quando molti prendono ancora l'ostia consacrata in mano, prima di consumarla, e ovviamente c'è una dispersione di particelle enorme. Voi sapete che anche in piccola parte c'è anche una particella micrometrica, sempre corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, che va dispersa nell'ambiente. Giusto anche per dare un messaggio di questo tipo, ecco, forse perché si sono proprio in questo periodo moltiplicati questi messaggi che ci fanno capire che effettivamente non sarebbe da prendere direttamente l'ostia in bocca. Ecco, è possibile risposta alla presenza del sangue vivo, spesso parte del corpo dei santi rimangono incorrotti nei secoli a significare la santità. E analogamente il corpo di Cristo è risorto, ma il sangue del santo dei santi è ancora vivo, tra virgolette, sempre, sulla sindone. E ne percepiamo quindi l'azione salvifica. Come confronto, qua vediamo il corpo di Sant'Antonio da Padova, che durante una ricognizione del 1981 ha mostrato ancora l'intero scheletro, ma voi sapete che Sant'Antonio è famoso per i sermoni, cos'è rimasto oltre allo scheletro? Le corde vocali, il mento e la lingua, che sono appunto ancora incorrotte. Quindi il fatto che il sangue rimanga inalterato nel tempo, anche il sangue della sindone, ci fa pensare a qualche cosa appunto legato un po' al soprannaturale. Altro discorso, anche qui non possiamo soffermarci più di tanto, ma discorso che riguarda la radiodatazione al carbonio 14 del 1988. Voi sapete che è venuto fuori un risultato del 1325 d.C., quindi sindone medievale, quindi sindone un falso e quindi ovviamente non reliquia, non ha avuto il corpo di Cristo, eccetera, eccetera, anche se l'immagine non è spiegabile. Però subito molti scienziati sono arrivati a questa conclusione troppo affrettata. Non mi dilungo tanto perché sarebbe da parlare di ore solo su questo, ma vi dico molto in sintesi che cosa è stato fatto. È stata tagliata una strisciolina in questa zona, vedete ingrandita qui, suddivisa in varie parti, date a 3 laboratori, Oxford, Zurigo e Tucson in Arizona. Qui vedete Oxford, Zurigo e Arizona, è una strisciolina di 3 cm, quindi pezzi molto piccoli per fortuna, che però sono stati bruciati. Quindi per datare al carbonio 14 bisogna bruciare una parte di sindone. Ad ogni modo, ciascun laboratorio ha suddiviso il pezzettino in sottocampioni, Oxford per esempio 1, 2 e 3, bruciati separatamente dopo averli puliti, ha calcolato il rapporto isotopico fra il carbonio 14 e il carbonio 12. È venuto fuori questo numero che è stato confrontato con opportune tabelle che hanno fornito appunto queste date. Data media questa. In rosso vedete le date che sono risultate per i singoli campioni. E è stata fatta anche un'analisi statistica pubblicata sulla rivista Nature, la trovate in internet se volete, e è stata assegnata un'incertezza di più o meno 65 anni, sbagliata. Ma gli errori non sono solo nell'assegnare l'incertezza, sono stati fatti errori ben più gravi, soprattutto dal punto di vista statistico.
e recentemente sono stati anche pubblicati a livello alto livello internazionale scientifico articoli statistici anche che hanno dimostrato l'inattendibilità di questo risultato. Non entriamo più di tanto nel dettaglio, se mai dopo sono disponibili le domande, ma giusto per farvi vedere una cosa molto velocemente, osservate 1155-1359, differenza superiore a due secoli e quindi non più o meno 65 anni. Quello che è però importante, soprattutto dal punto di vista statistico, è che il campione non è omogeneo. Cioè vedete che c'è un trend di più di due secoli in soli pochi centimetri. Se noi estrapoliamo il risultato, giusto per capire il significato di quello che viene a essere riportato qui, se estrapolandolo dalla parte opposta della Sacra Sindone, risulterebbe un'età di 20.000 anni nel futuro. E questa è la significatività del risultato del carbonio 14. Perché? Perché non è stato, non so se volutamente o meno, adesso non entro nel dettaglio, ma non è stato considerato l'effetto sistematico che è ben evidente due secoli in pochi centimetri. Dovuto a cosa? Ecco, non essendo studiato ancora in fase di studio, anch'io ho fatto qualche studio a questo riguardo, e sono venuti fuori risultati che secondo me sono abbastanza interessanti. Ho pubblicato nell'ottobre del 21 questo articolo dove risulta un probabile effetto ambientale legato al lampo di energia che ha prodotto l'immagine corporea. Questo lampo di energia ha convertito l'azoto in carbonio 14. Già nel 1989 lo studioso Phillips ha pubblicato un articolo su Nature dove ha evidenziato questa formula che ci dice che l'azoto, se colpito da una sorgente anche di neutroni, viene a essere convertito in carbonio 14 più un protone. Cosa ci dice questo quindi? Che se è avvenuto questo sul lino della Sindone, che ha una buona componente anche di azoto, l'azoto del lino della Sindone si è convertito in carbonio 14 aggiuntivo. Facendo il calcolo del rapporto carbonio 12 carbonio 14, ovviamente è aumentato il carbonio 14 e quindi il campione si è ringiovanito. Quindi con questo è facilissimo spiegare il fatto che un tessuto del primo secolo d.C. è risultato dal punto di vista radiocarbonico del 1300 circa per questo arricchimento di carbonio dovuto all'azoto. Non è che mi sogno. Allora, Phillips ha pubblicato questa formula chimica che era nota, ma non c'erano allora prove da riferirla alla Sacra Sindone. Effettivamente il lino in genere, quindi anche il lino sindonico, ha un contenuto di azoto che è abbastanza variabile, quindi è un po' difficile arrivare a conclusione a questo riguardo. Però è venuto fuori una cosa interessante, secondo me, dall'analisi del sangue. Voi sapete che il sangue umano contiene azoto. Se noi facciamo un'analisi spettrometrica elementare del sangue umano, risulta sempre un picco, anche se pur piccolo, di azoto. Ecco, invece, il sangue della Sindone ha l'azoto, il picco di azoto, che si nasconde nel rumore di fondo. Praticamente non c'è, insomma. Come mai? Come spiegare questo? Beh, questa non è una prova ancora, è un indizio, però è un indizio del fatto che l'azoto della Sindone si è convertito in carbonio 14. Ed ecco spiegato il fatto che la datazione al carbonio 14 non è attendibile. L'anno scorso è stato poco pubblicizzato, perché voi sapete che vengono pubblicizzati risultati contrari all'autenticità, ma è difficile che la televisione così metta in evidenza che c'è qualche risultato a favore dell'autenticità della Sindone. Ecco, ad ogni modo è stata fatta un'analisi ai raggi X e è stata valutata il grado di depolimerizzazione della cellulosa della Sindone confrontata con un campione di confronto. Senza entrare più di tanto nel dettaglio con questi spettri,
vi posso dire appunto che la sindone è stata datata al primo secolo d.C. e anche questo pubblicato su un articolo scientifico internazionale valutato da referi, eccetera, eccetera. Altra cosa, fatta un po' più qualche anno fa, diciamo così, ho avuto un finanziamento di Ateneo che mi ha permesso di sviluppare datazioni alternative, con incertezza abbastanza elevata ancora, ma perché anche questi metodi sono un po' da affinare. Ad ogni modo sono state fatte analisi affidate a diverse università del nord Italia, Raman, FTR, e a Padova abbiamo sviluppato un'analisi meccanica multiparametrica proprio con Pierandrea Amalfi, il tesista appunto, che poi tra l'altro io a metà tesi, quando mi ha costruito questa macchina, gli ho detto si laurei pure, le do 110 lode, non mi è mai capitato, un tesista che mi dice per favore non mi faccia laureare. Non mi faccia laureare perché ho voluto anche utilizzare la macchina e arrivare al risultato della datazione, che è il risultato poi del primo secolo dopo Cristo. Tra l'altro è un ateo, quindi ecco, molti atei appunto si interessano dal punto di vista scientifico a approfondire le cose riguardanti questa reliquia. E queste sono le macchine, si tratta effettivamente di prendere il campione, metterlo dentro la macchina e viene fuori uno spettro che poi ci dà certi risultati. Deve essere fatta una taratura e ho utilizzato una dozzina di campioni, tra cui anche per esempio una mummia del 3000, mummia egiziana del 3000 a.C. Questi risultati, non entro anche qui nel dettaglio se mai chiedetemi, ad ogni modo vediamo che i tre risultati FTR, Raman, datazione meccanica, sono coerenti col primo secolo d.C., coerenti adesso anche con la datazione ai raggi X, coerenti anche con l'analisi numismatica, ma incoerenti tutti col carbonio 14, che sappiamo è sbagliato, scientificamente sbagliato, perché vanta pubblicazioni che dimostrano perché, che dicono appunto che questo dato deve essere rivisto. Allora, adesso passiamo abbastanza velocemente all'immagine corporea. Immagine corporea che, vi ho detto prima, non è spiegabile scientificamente, tantomeno riproducibile, ma perché? Ecco, allora, proprio col gruppo Shroud Science, che è stato nominato prima, abbiamo pubblicato un lavoro al congresso sulla sindone di Dallas del 2005. Questi sono tutti gli autori, diverse persone appunto che erano coerenti appunto con quello che è stato scritto. E che cosa è stato fatto? È stato fatto un elenco delle diverse caratteristiche molto particolari dell'immagine sindonica che quantomeno dovrebbero essere considerate in un'eventuale riproduzione dell'immagine. Ecco, quindi, se qualcuno va in televisione a dire sì, ho riprodotto la sindone, benissimo, un bravo pittore dal punto di vista macroscopico lo può fare, però per dire ho riprodotto effettivamente la sindone deve andare un attimo a leggersi anche questo lavoro pubblicato, si trova in internet, e andare a vedere se corrisponde anche a livello microscopico. Fino adesso siamo molto ma molto lontani dal raggiungere questo risultato. Voi mi direte sì, ma perché? Effettivamente, se andiamo a leggere questo articolo, eventualmente riportato nel testo più scientifico, ci sono più di 100 caratteristiche particolari che devono essere verificate in riferimento all'immagine corporea. Adesso ovviamente non abbiamo tempo di vedere tutte queste 100 caratteristiche, però qualcuna molto velocemente cerco di presentarvele, giusto per farvi capire anche qual è la difficoltà di riprodurre questa immagine. Ecco, per esempio, le due immagini corporee si sono formate per reazione chimica delle fibre di lino. Quindi non ci sono, l'immagine non è prodotta da pigmenti pittorici, da pitture, cose varie. È solo una degradazione del lino, o meglio, dei polisaccaridi del lino. E qui vedete appunto le fibre colorate, questa è una parte colorata, questa no, però la caratteristica è che l'immagine è colorata uniformemente nella circonferenza. Quindi che guardiamo di qua, la guardiamo dietro, il colore è lo stesso.
andiamo un attimo avanti, l'immagine superficiale, le fibre sono colorate individualmente nello strato esterno, spesso 0,2 millesimi di millimetro. E già questo è un po' più difficile da capire, e anche questa immagine qui, devo un attimo spiegarvela, pensate un attimo di tagliare un filo in corrispondenza della punta del naso. Allora, vado lì con le forbicine, mi prendo questo filo, qui è stata fatta una fotografia, una macro fotografia, ravvicinata, e questo è un filo colorato, che ha le fibre di lino colorate affiancate alle fibre non colorate. Ma per capire meglio questo, ho costruito un modellino, che i camerieri quando lo vedono negli alberghi me lo portano sempre via, e questo modellino di cannucce, che visto in sezione ci dice, questo è un filo ingrandito circa 300 volte, vedete le cannucce rosse sono quelle di immagine, le fibre di immagine che hanno un diametro di circa 20 millesimi di millimetro, le fibre gialle sono quelle non di immagine, vedete che ci sono fibre, come vedete là, fibre colorate affiancate a fibre non colorate. Tutto è girato così perché c'è una torcitura anche questa particolare, ma è un altro discorso. Abbiamo visto che la singola fibra è uniformemente colorata lungo la circonferenza, e già qui viene fuori qualche problema, perché l'ipotetico pittore che vuole ottenere questo risultato dovrebbe prendere un pennello con una setola sola più sottile della singola fibra, quindi un decimo del diametro di un capello, tanto per avere un'idea, intingerla non nel colore perché non c'è colore, quindi per esempio per provocare questa reazione dovrebbe utilizzare un acido che di solito è trasparente, altro problema, dipingere fibra per fibra, ce ne sono 6 milioni circa, ma quello che è importante con questo pennello deve andare anche a dipingere dietro senza toccare le fibre adiacenti. Oltre a questo però c'è un fatto aggiuntivo. Se noi andiamo a guardare, come è scritto lì, c'è questa pelle di 0,2 millesimi di millimetro che è colorata, ma la cellulosa non lo è. Quindi l'ipotetico pittore, sì, deve passare col pennello, ma una frazione di secondo dopo deve togliere anche questo reagente, perché non deve andare in profondità della fibra. Giusto per avere un attimo l'idea di quanto difficile è riprodurre questa immagine. L'immagine è tridimensionale, nel senso che anche voi se guardate qua vedete che ci sono dei chiaroscuri relativi all'immagine. L'immagine è monocromatica, quel marroncino che vedete, però di intensità diversa. Ecco, quindi se noi correliamo l'intensità dell'immagine all'ipotetica distanza corpo-telo, allora qua distanza zero, qua distanza massima, possiamo costruire la tridimensionalità. E questo è il risultato che ha prodotto un mio tesista, ha prima ripulito l'immagine delle tracce di sangue, di acqua, eccetera, eccetera, e poi ha costruito la tridimensionalità. Vedete, sia tridimensionale l'immagine frontale, sia l'immagine dorsale. Altra caratteristica, l'immagine, abbiamo visto prima, è come un negativo fotografico, ma c'è qualcosa di più. Che cosa? Allora, se noi guardiamo, facciamo una fotografia con una normale pellicola fotografica o col telefonino, eccetera, ci viene fuori l'immagine negativa che abbiamo visto prima. Se però facciamo una fotografia con sistemi sensibili a diverse lunghezze d'onda, per esempio nel vicino infrarosso, lunghezza d'onda 1 micrometro, viene fuori la fotografia, sì, del tessuto sindonico, tutte queste macchie con le toppe eccetera eccetera, ma l'immagine corporea scompare, completamente scompare, però riappare se noi facciamo una fotografia nel lontano infrarosso nella banda 8-14 micrometri. Piccolo particolare, questa volta però l'immagine è in positivo, quindi negativo nel visibile, non immagine nel vicino infrarosso, positivo nel lontano infrarosso, e vedete che questa immagine è un po' diversa, anche se simile a quella che noi vediamo qua. Anche qui sarebbe da approfondire le cose e cercare di capire come questa immagine è stata codificata nelle varie lunghezze d'onda. E quindi c'è parecchio lavoro ancora da fare,
Io dico che se noi conosciamo il 5% di quello che si potrebbe conoscere sulla sindone, conosciamo tanto. Quindi dal punto di vista scientifico dobbiamo muoverci. Purtroppo ci sono pochi ricercatori adesso, se ci fosse qualcuno mi contatti perché lavoro tanto. Altro discorso, non accettato ancora da tutti, ma io ve lo presento perché è stato accettato dai referi che hanno fatto fare la pubblicazione dell'articolo a livello internazionale. L'immagine è doppiamente superficiale, almeno in alcune zone. Cosa vuol dire questo? Pensiamo di tagliare idealmente questo pezzettino di sindone in corrispondenza dell'immagine e rivediamolo in questo modello qua. Allora, l'immagine abbiamo visto che è superficiale, quindi pensiamo di fare un taglio complanare. Che cosa pensiamo di vedere dentro? Ovviamente non l'immagine, solo il sangue che si è trasposto da parte a parte. Se però andiamo a guardare dietro, troviamo una seconda immagine, meno ben visibile, ma tecniche informatiche permettono di evidenziarla abbastanza bene. Quindi immagine del volto anche dietro, ma in mezzo niente, un po' come un libro che ha la copertina davanti, copertina dietro, l'immagine, tutte le pagine bianche in mezzo. E questo mette in crisi molte ipotesi di formazione dell'immagine anche per radiazione. Uno pensa alla luce soltanto che cosa fa? Passa da parte a parte e quindi per formare l'immagine deve anche colorare le fibre che sono in mezzo. Ed è per questo motivo, credo, che ci siano tanti studiosi che ancora rifiutano questa ipotesi, perché fanno saltare la loro ipotesi appunto di radiazione protonica, neutronica, luminosa, eccetera, eccetera. E effettivamente anch'io, quando ho scoperto questo, sono andato un po' in crisi momentaneamente, però fortunatamente c'è stato un fisico tedesco, Oswald Scheuermann, il quale mi ha avvertito, guarda, che l'effetto corona agisce così, produce proprio due immagini, una davanti, una dietro e in mezzo niente. Bene, che cos'è questo effetto corona? Non è che sia una cosa molto nota, anche se molti di voi credo che abbiano esperienza della sfera al plasma che tante volte si trova in fiere. Ecco, qui si sviluppa appunto il cosiddetto effetto corona, che è una scarica elettrica parziale associata a due elettrodi ad alta tensione di carica opposta. Ecco, in questo esperimento vedete qui che dietro ho messo un tessuto di lino e dietro ancora la mia mano. Vedete la luminescenza prodotta dalle dita della mia mano. Ovviamente non sono stato lì con la mano a prendermi tutte le scariche elettriche, però ho provato con oggetti metallici, per esempio una ruota d'orologio, e questa ruota d'orologio mi ha proprio prodotto la doppia immagine superficiale da una parte, dietro e in mezzo niente. Ho qui anche un esempio, quindi se c'è un microscopio e qualcuno dopo eventualmente è interessato a vederla, posso anche far vedere. Quindi la scarica elettrica produce questo, ma qui sorge però un altro problema. Se noi crediamo ai Vangeli, la sindone fu posta nel sepolcro, sepolcro sigillato anche da una pietra. 2000 anni fa non è che ci fosse la corrente che poteva dare scarica elettrica, ci potevano essere solamente fulmini, e quindi qualche studioso ha poi ipotizzato un fulmine addirittura globulare, perché se no un fulmine semplice non avrei potuto fare questo, quindi cose già più particolari, che poi come ha fatto a entrare nel sepolcro non si sa. Ecco, la spiegazione che io ho trovato molto semplice è questa. Non so se voi siete al corrente, ma il fuoco santo è proprio quello che potrebbe dare la spiegazione della formazione dell'immagine. Fuoco santo è quello che si forma nell'edicola del Santo Sepolcro di Gerusalemme il Sabato Santo ortodosso. Il Sabato Santo, e ci sono altri fenomeni elettrici particolari, se mai dopo chiedetemi, ma in sintesi il patriarca ortodosso entra nel Santo Sepolcro con dei ceri spenti. Dicono che non abbia né accendini né fiammiferi, eccetera, viene controllato anche da un poliziotto israeliano che entra con lui. E dicono, perché l'accesso non è
permesso a altri testimoni, dicono che entra nell'edicola del Santo Sepolcro, dice una particolare preghiera. Dopo questa particolare preghiera, pensate che questa sia la pietra tombale, si alza una fiamma, come una fiamma bluastra, addirittura testimonianze dicono che perspira qualche cosa tipo olio, aloe, mirra, eccetera, eccetera, anche qualche sostanza appunto profumata di questo tipo, e si forma come una colonna di fuoco. Il patriarca utilizza questa colonna di fuoco per accendere i suoi ceri, che porta fuori poi i pellegrini e permette appunto di distribuire questo fuoco santo. Ecco, discutevo proprio con un vescovo di Gerusalemme, vescovo cattolico, diceva sì, ma noi sappiamo che il patriarca ortodosso ha l'accendino nascosto, eccetera, eccetera. E gli ho risposto, beh, a me non interessa che abbia l'accendino o meno, a me interessa sapere che cosa viene fuori. Io ero presente nel Sabato Santo del 2019, sono andato a verificare, e ho acceso il mio fascio di 33 candele che danno ai vari pellegrini con questo fuoco santo, e come vedete me lo sono messo sotto la barba così. Questo è un fuoco freddo, per i primi 10 minuti almeno rimane un fuoco freddo, non brucia, è caratterizzato da plasma freddo. Quindi anche se il patriarca ortodosso va col suo accendino, qualcuno deve spiegarmi come fa a produrre questo plasma freddo, che poi si riscalda nel tempo. Questo è anche verificato da altri studiosi, per esempio lo scienziato Volkov ha fatto delle misure e ha verificato che in presenza del sacro fuoco si sviluppa una scarica elettrica molto intensa che è connessa quindi all'effetto corona. Effetto corona che ha prodotto l'immagine, quindi 2 più 2 fa 4, credo che questa sia la spiegazione più plausibile, senza andare a fare ipotesi molto strane di fulmine, eccetera, eccetera. E tra l'altro, ecco qui, io sono riuscito in quei 10 minuti, sono stato protetto da amici palestinesi che non ho permesso l'accesso delle guardie a evitarmi gli esperimenti, e ho messo due candele, proprio messe appoggiate nella colonna, una candela accesa con un semplice accendino e una candela accesa col fuoco santo. Ecco, il semplice fuoco dell'accendino ha bruciato chiaramente la tela, il fuoco santo l'ha appena appena strinata. Quindi questa è una dimostrazione indiretta, se vogliamo, che è un fuoco freddo, almeno per i primi minuti. Ho riprodotto il tutto nella sala alte tensioni del Dipartimento di Ingegneria Industriale, sotto la guida del professor Pesavento, scariche di circa 200-300 mila volt su questo manichino coperto da un tessuto di lino che vedete qui. Anche qui si formano queste fiamme bluastre e questi sono alcuni risultati. Il migliore che ho ottenuto è questo, sempre immagine negativa, con le caratteristiche, per tutte le caratteristiche a livello microscopico. Quindi c'è da fare ancora qualche cosa a livello macroscopico, ma a livello microscopico sembra che tutto sia ritorno, insomma. Unico problema, queste sono prove abbastanza lunghe e costose, per cui non è che posso provare più di tanto, e quindi questo è il punto dove posso dire siamo arrivati a livello scientifico. Quindi concludendo questa parte, Gesù nella Sacra Sindone risulta flagellato, incoronato di spine, crocifisso, è morto e dotato di una notevole rigidità cadaverica. L'immagine corporea non è ancora riproducibile, l'ipotesi più attendibile è connessa all'effetto corona, scarica elettrica, eccetera, eccetera. Un intenso fiotto di energia deve essere quindi uscito dal cadavere, simile a quello che si vede appunto nel Santo Sepolcro. La ricerca continua, ma forse la verità sta al di fuori della scienza. Effettivamente la scienza è fatta dall'uomo, l'uomo è limitato, di conseguenza anche la scienza è limitata, e non credo che sia idonea a studiare qualche cosa che non proviene dall'uomo ma da Dio. Dio ci ha donato la scienza perché, facilitandoci lo stile di vita, avessimo più tempo per Lui per capirlo meglio. Noi invece l'abbiamo reso un Dio e la usiamo per fare a meno di Lui. Un messaggio di Schio: nulla sarà permesso alla scienza senza la fede. Quindi stasera vedremo anche che cosa integra la fede. Ci sono tracce di resurrezione? Ecco, questa è una domanda che mi viene fatta più volte anche a livello scientifico.
a stretto livello scientifico, devo, come vi ho detto prima, devo rispondere che la scienza è ferma perché questo quantomeno è un fenomeno non riproducibile e quindi va al di fuori della scienza tradizionale. Però si possono trovare alcuni indizi che ci fanno pensare che sia successo qualcosa di straordinario, non spiegabile scientificamente. Per esempio dei salmi troviamo la conferma: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che tuo santo veda la corruzione. Gesù della Sindone non è e non mostra segni di corruzione. Voi sapete che la corruzione comincia con la fuoriuscita di gas dagli orifici, poi il naso, la bocca e le orecchie, ma questi gas sono altamente corrosivi e produrrebbero una macchia di questo tipo. Proprio in corrispondenza dell'immagine corporea noi troviamo la massima risoluzione. Quindi non ci fu la corruzione, ma la corruzione, secondo i medici, arriva dopo 30-40 ore al massimo. Allora, qui sarebbe un po' da spiegare dal punto di vista scientifico e storico chi e come ha asportato questo cadavere 30 ore dopo circa che fu avvolto il Venerdì Santo. Tra l'altro queste 30-40 ore corrispondono proprio tra l'intervallo Venerdì Santo la sera e domenica di Pasqua la mattina. Altro discorso molto interessante è questo: nell'ambiente umido del sepolcro le croste di sangue si sono ridisciolte per fibrinolisi, e questo lo dicono i medici. Tutte le ferite sono perfettamente decalcate senza alcuna traccia di strisciamento, soprattutto nella zona dei glutei e della schiena. Se andate anche qui vicino dopo a vedere, questi segni sono perfettamente decalcati senza la minima sbavatura. Ma pensate, o un uomo che si risveglia, tra virgolette, che si alza, quindi striscia proprio in questa parte qui, o che viene rubato, tra virgolette, viene strisciato in questo modo, strisci dovrebbero essercene. Qua invece non c'è il minimo striscio. Come quindi Gesù della Sindone è uscito dalla Sacra Sindone? L'ipotesi più probabile è quella proposta dallo scienziato americano, scienziato fisico, che ha dichiarato che l'uomo divenne meccanicamente trasparente rispetto al lenzuolo. E quindi ovviamente si spiega appunto come mai ci sono queste perfette macchie di sangue senza sbavatura. Abbiamo parlato di energia necessaria, ma un cadavere non può produrre quell'esplosione di energia necessaria alla formazione dell'immagine. La massima energia che può svilupparsi è la differenza termica fra il cadavere che può aver avuto al massimo una temperatura di 40 gradi e 20 gradi del sepolcro. 20 gradi è 10 volte di meno quello che servirebbe per strinare quantomeno l'immagine. E questi sono appunto gli indizi che ci fanno pensare che avvenne qualcosa che sta quantomeno al di fuori della scienza. Conclusioni generali: dal punto di vista religioso tutti i risultati sono coerenti con i Vangeli. Lì si afferma inoltre che la mattina di Pasqua avviene un fenomeno non spiegabile scientificamente, la resurrezione. Perché quindi non pensare che la Sindone sia stato il primo testimone della resurrezione? Punto di vista opposto è quello della scienza positivista, razionalista, eccetera, eccetera, che è molto di moda adesso. Sapete che queste scienze dichiarano di poter spiegare tutto quello che si trova in natura. Effettivamente l'immagine corporea non è spiegabile e quindi non potrebbe esistere. Il solo fatto che esista mette in crisi il credo positivista. E questo mi spiega perché, soprattutto in questo periodo, ci sono tante persone che continuano a dichiarare che, anche senza riuscire a dimostrarlo scientificamente, che la Sindone non è autentica, è un falso magari medievale, eccetera, eccetera. Perché? Perché se non dichiarano questo devono abbandonare il loro credo. Per mantenere il loro credo devono in qualsiasi modo distruggere la Sacra Sindone. Dal punto di vista più generale e metafisico, dato che gli indizi sono unidirezionali, l'ipotesi della resurrezione sembra più plausibile per spiegare la formazione dell'immagine corporea. Stiamo attenti che però a questo punto, se l'immagine è autentica, come io sono sicuro che sia, questa è un'immagine molto particolare. Innanzitutto è una fotografia. Io, appunto, come vi ho detto, sto scrivendo il libro La fotografia divina. Ma a
questo punto pensiamo che questa è l'unica immagine che Gesù ci ha lasciato di sé, del suo corpo intero, immagine frontale e dorsale. E quest'unica immagine racchiude in sé molti e molti, molte informazioni, diciamo così. In accordo con Benedetto XVI, questo è un mistero di croce e di luce, perché troviamo tutti i segni della passione, magari li vedremo meglio questa sera, se avremo modo appunto di approfondire queste cose, ma vediamo anche il segno di questa esplosione di energia, molto probabilmente legata alla resurrezione, quindi mistero di passione e di resurrezione. Ma cosa vuol dire? Che significato ha per noi questa immagine, quindi? Che cosa noi dobbiamo capire da questo? Ecco, ognuno è libero appunto poi di pensare. Io, meditando un po' su questo, ho pensato che il significato principale sia quello che ci dice che anche noi, pellegrini sulla terra, dobbiamo portare la nostra croce per diventare un domani cittadini del cielo. E concludo quindi con domande. Io, questo è anche un po' quello che ho pensato io in questi più di 20 anni di studi. All'inizio con Luca mi sono posto la domanda: e voi chi dite che io sia? Pensando che una volta che riuscivo a riconoscere quest'uomo, questo fosse stato il mio punto d'arrivo. No, invece è stato il punto di partenza, perché poi mi sono nate tante altre domande che condivido con voi. Gesù, abbandonato da molti con le sue sofferenze morali superiori a quelle fisiche, perché decise liberamente di soffrire per noi uomini e di sopportare tutto ciò che osserviamo sulla sindone? Tra l'altro, piccola nota, è molto difficile riuscire a capire effettivamente quante e quali sofferenze ha liberamente subito quest'uomo per noi. E io proprio ho passato qualche anno con medici che hanno studiato nel dettaglio queste cose, mi ha fatto anche varie pubblicazioni, e punto per punto abbiamo estratto informazioni riguardo le sofferenze nascoste, che così a prima vista non si vedono, ma fanno capire che tutte le parti del corpo di Gesù subirono torture immani, impensabili. Che significato ha per noi questa immagine? Quanto vale la nostra redenzione? Come accogliamo noi oggi questo messaggio? C'è forse un'indicazione sul nostro comportamento di vita? E concludo con San Giovanni Paolo II: quando tutto crolla, anche noi, anche dentro di noi, Cristo resta l'indefettibile nostro sostegno. Aggiungo però, per la nostra anima immortale vestita di un corpo mortale. Bene, credo di essere stato nei tempi. Benissimo. Grazie, professore. Grazie. E allora a questo punto, come anticipava il professore, se c'è qualcuno che vuole fare alcune domande generali o specifiche, prego, venga. C'è il microfono con il microfono qui. Sì, posso sì, buonasera. Buonasera. Io intanto mi devo scusare perché sono arrivato un po' in ritardo, quindi potrei aver perso qualcosa. Non importa, ripeto. Magari potrei dire delle cose che forse non sono state dette. Dunque, io prima di tutto una questione un po' generale, di carattere generale, cioè il fatto che, da quello che ho sentito, per esempio, si è parlato di raggi di energia che quindi hanno provocato l'immagine che, essendo tridimensionale, diciamo, è difficile da spiegare con un meccanismo scientifico, quindi chiedere alla scienza una spiegazione di un'immagine così tridimensionale e proveniente da un raggio di energia non ci si riesce, la scienza non è in grado, credo, non di spiegare questo. Non ha oggi fondamento. La scienza ci dice che fu un fenomeno agente a distanza, perché per esempio in questa zona qui non c'è stato assolutamente contatto da avvolgimento, perché un lenzuolo tocca qua ma non qui in mezzo, eppure qui l'immagine c'è. Quindi
se c'è l'immagine, un fenomeno che è avvenuto a distanza. Sì, diciamo... E in forma molto lata la chiamiamo energia. No, ok, è solo per dire che non abbiamo un fondamento scientifico, una serie di cose che riguardano la sindrome, quindi attualmente... Sono ipotesi. Anche, certamente, ipotesi possiamo farle anche così. No, a questo punto però io mi chiedo, se la scienza certe cose non riesce, quindi praticamente bisogna credere nelle varie ipotesi che possiamo fare, dobbiamo credere a qualcuna. No, non bisogna credere, questo è importante. Bisogna considerare queste ipotesi per avvicinarci un pochino a quello che vediamo, è dare un tentativo di spiegazione sapendo che non sappiamo spiegarla. Però. Quindi l'ipotesi non verificata è un qualche cosa che deve essere verificato nel futuro. No, certo, diciamo che alcune cose sembrano veramente, diciamo, lontane da una cosa. Alcune possono arrivarci, si può arrivare con un certo lavoro scientifico, diciamo così. Sì, sì. Per altre sembrano invece remotissime, perché bisognerebbe stravolgere tante cose, acquisiremo delle nozioni scientifiche nuove che rivoluzionerebbero il mondo probabilmente, no? Quindi ecco, a questo punto la questione è più filosofica, cioè se comunque certe cose rimangono completamente ignote, tra virgolette, anche se si possono fare delle ipotesi, ma questo vale un po' per tutto, non so fino a che punto possa aver senso mettersi a dibattere in tanti ambiti, in tante persone di diverso levatura scientifica con articoli, eccetera, che sarebbe da... per arrivare a delle conclusioni scientifiche più o meno dibattute, quando sappiamo che già ci sono delle cose che invece non sono fuori, diciamo, fuori forse è un termine un po' forte, però per capirci sono cose che la scienza è lontana. Quindi adesso dire ma la radiazione vale, non vale, oppure questo qui può essere spiegato in questo modo, può essere spiegato in quest'altro modo, forse diventa, ecco, un po', non dico inutile, ma è un dibattito che va avanti un po' così, in maniera un po' sterile, ecco, non è quello il vero punto sono le questioni sulle quali non si sa quasi niente, ecco, questo è il discorso, cioè a che serve stare a spiegare così tanto quando poi c'ho delle cose che sono quasi inspiegabili? Ma guardi, io le rispondo facendo un altro esempio. Parliamo un attimo della materia oscura e dell'energia oscura dell'universo. Quanti articoli sono stati pubblicati su questo discorso e non ne sappiamo ancora niente? Cioè la chiamiamo energia oscura, la chiamiamo materia oscura, ma non sappiamo se è una materia o cosa, perché è un qualche cosa che manca nelle equazioni della fisica e della chimica, che noi da ignoranti la chiamiamo materia oscura, ma effettivamente non sappiamo se sia quello o qualcos'altro. Eppure non è che lo scienziato dice ma non la conosco, sto là a guardare e basta, continuano a dibattere e a cercare di approfondire l'argomento. Lo stesso per la sacra sindone, cioè la tocchiamo, la osserviamo, possiamo fare studi scientifici, chimici, eccetera eccetera, e però sappiamo, siamo consci come la materia oscura, che è qualche cosa che noi vediamo ma non riusciamo a spiegare. Ma mica per quello ci fermiamo, anzi, proprio in questi ultimi decenni sono state fatte tante analisi che hanno portato a avvicinarsi un po' di più alla conoscenza della sacra sindone. 100 anni fa si parlava ancora della sindone, ma addirittura dibattevano se fosse un negativo o no. Quindi il passo avanti è stato fatto, però l'ignoranza dell'uomo è tale per cui non so se un domani riuscirà a spiegare tutto. Quello che spiega adesso, almeno per me, mi ha permesso di riconoscere quest'uomo con certezza, e per me è tanto. Sì, diciamo, ha risposto parzialmente, nel senso che... È la mia risposta. Come l'energia oscura e la materia, sì, ci sono tantissime cose. Anzi, appunto, io qui le devo un attimo contestare, tra virgolette, una cosa. Cioè, il discorso della scienza positivista, io sinceramente non conosco nessuno scienziato, ci sarà qualcuno sicuramente tra tanti che ha delle manie di grandezza, che dica che la scienza sa tutto. Anzi, ma deve scoprire tutto. Ma non riuscirà mai. Normalmente scusate, si pensa questo. Un attimo, per dare un contributo pratico,
Leonardo da Vinci, 500 anni fa, in uno dei suoi scritti, disse che un giorno l'omini parleranzi da un continente all'altro, cioè nella testa di Leonardo da Vinci c'era il telefonino satellitare. Sulla base di questo discorso, se questa discussione fosse avvenuta all'epoca, l'avrebbero richiuso in un manicomio Leonardo da Vinci, no? Allora, come diceva il professore, questo discorso interessantissimo, dal momento che non ha la pretesa di sancire nulla, non vuole, come si dice, catechizzare nessuno, vuole solo portare avanti argomenti che persone studiose si impegnano da decenni a portare avanti, quindi non può che essere una cosa benefica, così come Marconi, prima che ci fosse la radio, perché quando spesso si parla di invenzioni, invece non si inventa nulla, si scopre. Quindi Marconi ci ha permesso di parlare a Napoli e sentirsi a Brisbane. Alessandro Volta nel Settecento ha inventato la pila, cioè senza la quale oggi i computer, i telefonini non esisterebbero. Se quelli si fermavano a questa cosa ritenendola una questione di lana caprina, noi stavamo ancora a zappare con la zappa di pietra, ma senza presunzione di questo, ormai lo dico. Fortunatamente non c'è, sei arrivato. Forse è meglio passare a qualche altra domanda, perché sennò forse gli tiriamo un discorso solo su questo argomento. Scusate, adesso io, però mi sembrava doveroso. Certamente, grazie, sì, certo. Forse. Ok, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Faccio pure. Prego, venga. Parliamo con il microfono. Ok. Tempo fa. Non ricordo se a Costantinopoli o Edessa la sindone era esposta piegata, quindi era visibile di solo volto. Sì, è Edessa questa. Il famoso Mandilion di Edessa. Il Mandilion. La prendo larga e poi stringo. Le stesse analisi scientifiche, o perlomeno similari, realizzate sulla sindrome, hanno trovato coincidenze con analoghi prodotti tipo il volto di Manoffello, o mi sembra che ce ne sia un altro in Spagna? No, il sudario di Oviedo è un'altra cosa. Allora, giusto per chiarire, il sudario di Oviedo fu molto probabilmente, sono stato proprio editore del libro in inglese che è uscito proprio l'anno scorso su questo, Cesar Barta l'autore, ha descritto proprio questo sudario di Oviedo nel dettaglio e molto probabilmente, anche lì non c'è la certezza massima, ma molto probabilmente sì, fu il lenzuolo di lino, il fazzolettone di lino, che fu utilizzato per coprire il volto di Gesù quando era in croce e fu coperto appunto parzialmente perché Gesù aveva la testa piegata così, cucito sul posto eccetera eccetera, e questo fazzoletto fu utilizzato appunto per il trasporto di Gesù dalla croce fino al sepolcro. Di conseguenza Gesù fu anche girato così e di conseguenza dalla bocca uscì anche del sangue che si impresse appunto su questo sudario di Oviedo. Questo quindi è anche questa una reliquia interessante, soprattutto se messa in confronto con quello che vediamo sulla Sacra Sindone, però non c'è la minima traccia di immagine, c'è solo sangue. Tra l'altro è anche un sangue che i medici spagnoli vedono misto a fuoriuscita di un liquido semitrasparente dovuto all'edema polmonare, e sembra proprio che Gesù della Sindone abbia patito proprio un edema polmonare, quindi ci sono anche altre congruenze. Ma però questo sudario fu messo attorno al volto e tolto poi una volta che Gesù fu deposto nel sepolcro. Per quanto riguarda invece il velo di Manoppello, questo è un altro discorso, perché purtroppo molto spesso quando si ha a che fare con queste reliquie, cose importanti, alle volte la fantasia corre anche un po' troppo, e non solo, come dicevo prima, per i non autenticisti, ma anche per gli autenticisti.
Se voi andate proprio a vedere quello che è riportato nel sito ufficiale di Manopello, vengono descritte delle cose di cui io ho avuto il modo di toccarle, proprio di fare le misure direttamente, e non sono completamente d'accordo su tutto, mettiamo così. Poi ho fatto anche una pubblicazione con colleghi che hanno confermato questo. Ad ogni modo, quello che si vede sul velo di Manopello, si vede un'immagine molto particolare dipinta. Ecco, forse questo è quello che non viene detto. Mentre sulla sindone, come vi ho detto, non ci sono tracce di pigmento, là invece ci sono proprio tracce di pigmento. Non so però se questo pigmento sia dovuto a un restauro successivo, un po' come è stato fatto con la Madonna di Guadalupe. Voi sapete che l'immagine della Madonna di Guadalupe, anche questa è stata prodotta da pigmenti, ma l'originale è parzialmente nascosta dagli interventi successivi. Tanto per dire, la mezzaluna bianca è diventata nera e cose di questo tipo. La Madonna è stata portata con i capelli neri quando invece era quasi bionda, cose di questo tipo. Però appunto, tornando a Manopello, ci sono delle cose molto interessanti che non ancora vengono a essere divulgate, e cose invece che secondo me sono un po' discutibili. La cosa interessante è questa, per esempio, che questo è un telo dalla tessitura molto rada. Pensate, questi sono i fili, e in mezzo, fra filo e filo, si vede in trasparenza, quindi questa è un'immagine che si vede, tramite la quale si vede in trasparenza, e però su questa immagine il colore è stato dato in modo che ci siano tre immagini, una sovrapposta all'altra. Sovrapposta nel senso che se io la guardo da una parte vedo un'immagine, se la guardo dall'altra parte sullo stesso filo vedo qualcosa di diverso, ma se la guardo in luce radente ne vedo una terza immagine ancora. E questo, quindi, dipinto sì, ma dipinto dall'uomo no, non mi risulta che riesca a fare questo. Quindi anche qui ci sarebbe da studiare abbastanza. Non so se l'ho interrotto, se vuole farmi un'altra domanda. Allora, un'altra domanda. Prego, signora. Volevo fare la stessa domanda, se lei avesse avuto modo di studiare il volto, e quindi ho già risposto. E volevo fare una piccola considerazione su quello che diceva il signore prima. La fisica quantistica oggi sta dimostrando cose che 100 anni fa sarebbero state pura fantascienza, follia. E io, nella mia ignoranza, nel mio piccolo, penso che Dio comunque agisca secondo le sue stesse leggi, secondo le leggi che egli stesso ha creato. Quindi noi ad oggi ne sappiamo proprio niente, o molto poco, pochissimo, di quello che la realtà, la vera realtà poi è. E quindi penso che anche quello che per oggi, che oggi per noi è un miracolo, magari fra 200 anni sarà fisica, sarà scienza. Ecco, su questo ho dei dubbi, perché non so se effettivamente l'uomo riuscirà ad arrivare alla sapienza di Dio. Invece lei mi provoca un'altra risposta, nel senso che qualcuno di voi si domanderà: ma come mai io ho studiato la Tilma di Guadalupe, il velo di Manopello, eccetera, eccetera, oltre che la sindone? E questo l'ho studiato proprio nei primi anni in cui mi avvicinavo alla Sacra Sindone, perché studiando le altre immagini pensavo di trovare una certa comunanza e capire come Dio agisce per formare queste immagini cosiddette miracolose. Io all'inizio ci sono rimasto abbastanza male, perché poi non ho studiato solo questo, ho studiato per esempio anche i fazzoletti di Padre Pio, non so se li conoscete, anche questi, di origine miracolosa perché non spiegabili scientificamente. Ecco, tutte queste immagini sono immagini una diversa dall'altra, e questo mi ha fatto capire che la potenza di Dio dal punto di vista scientifico, pratico, fisico, è estremamente più avanzata della nostra. Se noi pensassimo a un artista umano, una volta che l'artista umano riesce a ottenere un risultato come quello della sindone, anche se non ci riuscirà mai,
una volta che riesce a ottenere quella tecnica la riproduce anche nelle altre immagini, nella Tilma, nella fattorietta di Padre Pio, eccetera, eccetera. E invece no. Dio fa vedere che, caso per caso, utilizza al meglio le leggi della fisica e gli elementi naturali nel suo modo di procedere, in modo tale, secondo me, di minimizzare l'energia necessaria per ottenere quel risultato. Nel caso della Signore, per esempio, non servivano i pigmenti, perché c'era già l'energia della resurrezione. Nel caso del fazzoletto di Padre Pio o della Tilma di Guadalupe, appunto, non c'era energia da utilizzare ed ecco che è stato utilizzato qualche pigmento. E quindi è interessante, secondo me, fare il confronto fra queste varie tecniche. Vorrei fare una domanda io. Dunque, se l'energia che ha... No, parla. L'energia che ha fatto la figura della Signore non è elettricità. Che tipo di energia è? E se questa energia è di questo mondo o non la si conosce? Perché se non la si conosce è chiaro che è di Dio. Allora, io le posso dire quello che ho toccato con mano, quello che ho studiato. Allora, fino adesso vi ho detto quello che pensiamo sia questa energia. Dalle caratteristiche, per esempio, dalla doppia superficialità dell'immagine, sulla base del consiglio avuto da Oswald Scheuermann, io posso dire che certamente questa immagine si è formata anche per effetto elettrico, ma non solo. Non voglio dire che ci fu solo una scarica elettrica, ci fu anche qualcos'altro. Tanto è vero che dalle analisi scientifiche e dai test sperimentali che ho fatto vedere prima, si ottiene sì qualche cosa, ma non tutto. E effettivamente poi c'è anche il problema da dove veniva semmai questa energia, questa scarica elettrica. Bene, la risposta da dove proveniva? Proveniva dal Santo Sepolcro, ogni anno si ripete, quindi perché per come non so, però sta di fatto che si ripete. E quindi questa è già una certa spiegazione. Ma secondo me la sola energia elettrica, effetto corona, non è in grado di riprodurre bene questa immagine. Serve anche un qualche cosa di chimico, o meglio fotochimico. Ed ecco che, adesso non vi ho detto, ma ci sono altri studiosi, e qui è importante anche che vengano portati avanti ipotesi parallele, uno studioso americano ha ipotizzato la cosiddetta reazione di Maillard. Non so se la conoscete, certamente ne avete sentito parlare, non con questo nome, ma il processo di caramellizzazione, sì, prendete uno zucchero, mettete in forno, questo diventa marroncino. Ecco, se c'è un tessuto di lino sporco di zucchero, impregnato di zucchero, anche questo produce questa reazione di Maillard. Ecco, molto probabilmente le spezie collegate agli zuccheri del lino possono aver interagito con questa energia elettrica che effettivamente ha provocato questa immagine, e questo aiuterebbe molto la spiegazione. Questo ne parlo nel libro. Quindi la reazione di Maillard, che ho criticato anche duramente negli anni passati, ho avuto piacere di rivederla e di riconsiderarla nell'ottica dell'accoppiamento con la scarica elettrica. Quindi quello che si è formato qui non è solo un lampo di energia e basta, ma un insieme di fattori concomitanti che, uniti favorevolmente, hanno prodotto quell'immagine. Però ancora è un'ipotesi. È simile a quello del Santo Sepolcro? Ecco, secondo me nel Santo Sepolcro ci sono varie condizioni che mi aiuterebbero a spiegare quello che vedo sull'immagine. Dovrei però andare a fare qualche misura nell'edicola del Santo Sepolcro, ma per il momento non mi è permesso. Sapete che gli ortodossi sono abbastanza chiusi su questo, per cui vedremo nel futuro se avrò la possibilità. Ok, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire, fare qualche domanda al professore? Prego. Lei ha parlato del DNA ritrovato della sindone, sì. E insomma attesterebbe queste differenze di provenienza che i pellegrini che hanno toccato. Quindi ci sono delle cellule che sono state lasciate da queste persone
che, da cui è stato preso questo DNA? Non proprio, non è necessaria una cellula. Io ho la mano che mi suda, il mio sudore, tocco con la mia mano sudata il lino della sindone, il mio sudore contiene il mio DNA e quindi questo contamina il lino. Deve essere sempre qualche cellula, perché no. Il DNA è... Sì, non necessariamente, cioè è nella cellula, però mi risulta, non sono esperto biologo, tanto da saperla spiegare meglio, ma mi risulta che anche il sudore, anche i capelli, eccetera, sì, possono capelli, talmente... I capelli hanno delle cellule, il sudore sì, chiaro, è una sì. sostanza chimica. Sì, chiaro, sì, sì. Comunque, ma insomma, lo stesso sangue, anche il sangue può sì. contaminare. No, ecco, la domanda arriva a questo. E visto che ci sono queste tracce di sangue dell'uomo della sindone, è stato fatto un esame sul DNA o è stato ipotizzato di farlo un esame sul DNA di cui si trovano queste tracce, e anche per stabilire il gruppo sanguigno, certo. Visto che quei miracoli eucaristici che in particolare certo. qui vicino abbiamo a Lanciano, certo. è stato determinato il gruppo che sarebbe un attivo certo. No, cioè, questo non corrisponde. Visto che sono della stessa persona, dovrebbero essere. Poi oltretutto sui gruppi sanguigni si potrebbe pure stabilire, cioè visto che ci sono dei difetti genetici tipici di alcuni gruppi etnici, cioè, si potrebbe pure stabilire con più approssimazione se è di questa persona della Palestina di questo secolo. Guardi, la fermo qui perché noi dovremmo andare avanti a parlare per ore su questo argomento. Purtroppo non abbiamo tempo, eventualmente se organizzerete qualche incontro più specifico potremo approfondire l'argomento. Ad ogni modo, sinteticamente posso dire che il DNA è già stato studiato, ma ancora prima è stato studiato il gruppo AB, il gruppo appunto sanguigno, che anche riguarda il sangue sindonico. È stato proprio il professor Maima Bollone che nel 1980-81 credo ha pubblicato il risultato dicendo che è un gruppo AB. Gruppo AB che coincide con quello di Lanciano, eccetera, eccetera, però gli americani contestano il risultato non tanto per il fatto che sia venuto AB, ma dicono che potrebbe essere un falso AB. Falso AB nel senso che questo sangue di 2000 anni fa è deteriorato e essendo deteriorato anche l'antigene A e l'antigene B potrebbe essere stato deteriorato e quindi produrre un AB falso. Di conseguenza, molto probabilmente è un sangue tipo AB, ma non abbiamo ancora la certezza assoluta. Giustamente lei mi dice, se facciamo l'analisi del DNA potremmo avere la risposta, la conferma. L'analisi del DNA è stata fatta negli anni 90 dal professor Canale dell'Università di Genova e ha trovato dei risultati non definitivi, diciamo così, dove è risultata una contaminazione anche di sangue femminile e quindi sono venuti fuori discorsi di qualsiasi tipo, anche perfino poi un professore americano, Frank Tipler, ha ipotizzato la cosiddetta partenogenesi, cioè la generazione di Gesù solamente per la madre. Secondo me questa è fantascienza. Effettivamente poi sono state fatte altre analisi del DNA, ma parziali, e ancora non siamo arrivati a un risultato definitivo. Sarebbe da studiare, sarebbe molto importante studiarlo, ma è anche molto pericoloso farlo, soprattutto anche perché in questo periodo non siamo molto lontani dalla clonazione e capite quanti vorrebbero clonare Gesù, per cui è una cosa molto pericolosa e bisogna stare molto attenti a farlo. Se c'è qualcun altro vuole rivolgere qualche domanda al professor Fanti. Scusi, le stesse analisi sono mai state fatte su estratti della sindrome presenti
varie parti, noi qui ad esempio conserviamo nella diocesi di Pianto di Ascoli un estratto della sindone, cioè una copia fatta sovrapponendola. Ah, conosco, sì, quella di Acquata. Non è mai estratto, cosa vuol dire? È una copia. Sì, allora, soprattutto nei secoli passati, quando non c'era la fotografia 1600, così, venivano riprodotte tramite dipinto proprio, queste copie che venivano poi divulgate agli interessati, diciamo così, ai fedeli che volevano venerarle, eccetera, eccetera. E effettivamente quelle erano copie dipinte che, voi sapete, dal punto di vista religioso, se un qualche cosa, che ho parlato prima dei bizantini, se lei prende il suo fazzoletto, lo mette a contatto della sindone, anche il suo fazzoletto diventa una reliquia di ordine superiore. Ecco quindi che anche questa immagine, come la sindone di Acquata, è una copia dipinta, o quantomeno realizzata. Anche lì ho chiesto di intervenire perché secondo me non è solo dipinto, c'è qualcosa di più, ma sembra che non sia stato di interesse approfondire la cosa, per il momento almeno. E ad ogni modo, appunto, anche questa copia è stata messa a contatto con la Sacra Sindone e quindi è diventata anche questa reliquia di ordine superiore. Basta, solo questo. Ce ne sono note almeno una cinquantina nel mondo, quindi io ho studiato nel dettaglio quella di Palma di Montechiaro e anche quella mi ha dato dei risultati interessanti, sì, ma sono copie che ci possono dire poco rispetto a quello che si può studiare direttamente sulla Sindone. Sì, certamente qualcosa, sì, infatti ho fatto delle pubblicazioni anche sulla sindone di Parma di Montechiaro, però un conto è avere il campione prelevato dalla sindone, no, io ho anche quelli e vi dico, con quelli si possono ottenere risultati molto più interessanti. Me li hanno dati addirittura gli scienziati dello Sturp, sapete, nel 1978 hanno messo dei nastri adesivi in corrispondenza di varie zone e questi nastri adesivi sono ancora disponibili agli studiosi. Io li ho chiesti, me li hanno dati e quindi ho potuto fare diverse analisi, pubblicazioni e vorrei proprio fare una pubblicazione nuova proprio su questo discorso qui. Scusi, professore, una domanda provocatoria, ma se sono copie, perché sono tanto interessanti? Bella domanda, infatti, anche per me, perché sono tanto interessanti? A livello storico, a livello artistico sì, ma a livello religioso no, tanto è vero che mi interessano poco. Mi interessa invece sapere come sono state realizzate per fare confronto con quello che poi vedo sulla Sacra Sindone. Per esempio, prima vi ho detto che non ci sono pigmenti in corrispondenza dell'immagine corporea, però nelle polveri respirate ho trovato dei pigmenti. Perché? Allora, qualcuno addirittura ha estrapolato il tutto dicendo sì, se c'è il pigmento lì vuol dire che la sindone è stata dipinta. Cose assurde. Invece io ho studiato quei pigmenti e li ho confrontati. Per esempio la sindone di Parma di Montechiaro proprio presenta gli stessi pigmenti dipinti nello stesso modo. Quello che cosa mi fa pensare? Che la sindone di Parma di Montechiaro, quando ancora non aveva i pigmenti perfettamente seccati, è stata messa a contatto, è stata magari pressata anche sulla sindone e ha contaminato la sindone vera con appunto questi pigmenti che poi si sono un po' sparsi per tutto il tessuto. Posso dirvi però che la quantità di pigmento trovato sulla Sacra Sindone è almeno di 5-6 ordini di grandezza più piccolo rispetto a quello che dovrebbe essere se noi volessimo vedere l'immagine fatta di pigmento. Grazie. Vogliamo aggiungere qualche altra domanda? Ok, mi sembra che non ci sono, quindi a questo punto ringraziamo il nostro professore. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Questo aspetto credo molto ma molto interessante, non a caso la reliquia più studiata al mondo. Un nuovo applauso professore, grazie.